9 del gennaio del 93 determina un abbandono di questo sito, ripeto, che è stato abitato sicuramente dal 1000 avanti Cristo fino al 1993 in maniera più o meno intensa, ma è così sicuramente, e la popolazione della nostra comunità si sposta di nuovo per la pianura sottostante. Pianura sottostante che era abitata dall'uomo, come tutta la nostra zona, da Siracusa fino a Capopassero, non soltanto nell'epoca greca, ma anche qui. Perché è chiaro, se noi oggi scopriamo che c'è il mare, c'è la pianura, e c'è Porto Paolo, Marsagnelli, il mare, Marinette, eccetera, ma guardate che prima di noi c'erano stati altri uomini che l'avevano scoperto, che l'avevano abitato, di cui abbiamo le testimonianze, che sono diventate molto più ricche, più numerose, per le cose moderne, le inutili, eccetera. Quindi questo dato, dicevo, del 1693 è un dato decisivo per la storia della nostra città. Come sono stati decisivi altri momenti nella storia della nostra città? Si pensi per esempio al 1398, quando il Parlamento di Siracusa, Aula viene infeudata ad Aragona, sistema economico, politico, sociale che durerà fino al 1812-1816, quando sarà abolita la feudalità in Sicilia, e fenomeno importantissimo per la nostra comunità, perché determinerà nel corso dell'Ottocento una grande crescita demografica, economica, politica, perché è chiaro, la gente vive in una dimensione diversa. Mentre la vicina Noto era stata una città demaniale, cioè una città che dipendeva, lo dico così, tanto per capirci, direttamente dal re, e quindi aveva una sua struttura cittadina, Aula invece, alla fine del 300, è una terra feudale, significa che era organizzata in maniera molto semplice. Da un lato c'era quello che noi chiameremmo la giunta comunale, espressione di ciò che si chiama l'università, cioè l'insieme, universitas, l'insieme, la comunitas, dei diritti civici e politici che la comunità oppone al Signore, il quale, ripeto, nel 1398, ha in potere Aula. C'era stato un primo momento, 1361, quando Aula viene assegnata ad un barone, Orlando d'Aragona. Poi c'è un quarantennio di controversie, di contrasti, di lotte, di cambiamento di signore, finché alla fine del 300, ripeto, Aula viene assegnata definitivamente a un nobile di questa famiglia d'Aragona, che saranno i signori attraverso vari matrimoni, eccetera, eccetera, fino al 1812-1816. Ritornando al nostro tema, dicevo, 1393 è un fatto decisivo, certamente, decisivo per le conseguenze, perché la gente abbandona Aula Antica, scende qua sotto, fa una nuova città. Questo secondo momento è stato molto studiato, come sapete, da autori locali e anche da autori non locali. Anche se ci sono molte cose da studiare ancora su questa scelta del sito in cui oggi noi viviamo, specialmente di natura politica, di natura economica, perché capite benissimo che l'urbanistica di una città, la fondazione di un nuovo centro, non è soltanto un fatto architettonico, certo, ci mancherebbe, non è soltanto un fatto urbanistico in senso stretto, lo è, ma è anche una grande scelta politica ed economica. Quindi se scelgono i nostri alleati dopo il gennaio del 1693 di abbandonare il vecchio sito, lo fanno per una serie di considerazioni, esattamente, no? Ci sono anche quelle economiche, perché scelgono la nuova città in un sito che è di proprietà pubblica, di proprietà del comune. Riflettete solo per un attimo e poi ritorno indietro, solo su questo dato, che significa scegliere un sito pubblico che comportava per il signore di Aula di non perdere nulla, perché in modo si sarebbe potuto fare un altro sito di proprietà degli Aragona Pignatelli,
Questo sito, la scelta di questo sito, non comporta danni neanche per la piccola nobiltà locale. Nobiltà che è nata nel corso del 400, soprattutto, sul piano strettamente, è una nobiltà diversa, veramente da quella di Nolta, quella di Siracusa. Il mondo si tratta di vecchi borghesi che si sono trasformati nel corso del 400-500 in piccola nobiltà. Cioè gente la quale ha delle terre, ha dei beni, e diventa poi l'ossatura sostanzialmente del governo della città. E che ci sia, lo troviamo già alla fine del 400, quando dalla documentazione che abbiamo risulta che ci sono avvocati, che ci sono dei medici. Quindi già si è formata, vuol dire, una struttura che è emanazione di questi gruppi dirigenti, che sono diventati tali in quanto hanno fondato la loro fortuna sull'economia, ripeto, sull'economia che viveva il rapporto autonomo e il rapporto soprattutto con la struttura della città. Abbiamo detto, da un lato c'era l'università, la giunta comunale, dall'altro lato c'era il potere vero, che era il potere degli Aragona Pignatelli, i quali sono i signori della città. Aula si chiama ufficialmente lo Stato d'Aula, che è una struttura propria, determinata ovviamente dagli interessi economici e politici di questi signori Aragona Pignatelli, i quali, ripeto, governano la città direttamente e indirettamente e fanno di tutto in pratica, evidentemente, per ridurre la città ad una dimensione evidentemente subalterna alla loro politica. Però ci sono queste due realtà che spesso, che a volte sono state in contrasto, molto spesso non sono state in un rapporto ordinario positivo. È un contrasto perché questo sistema non è un sistema facilmente accettabile. Nel Medioevo è un sistema spesso in ebollizione. Noi conosciamo la famosa rivolta degli Avolesi nel 1375, famosa perché studiata, pubblicata, già dalla fine del Settecento, Sara Gregorio ce l'aveva pubblicata, una documentazione su queste cose. Ma il contrasto, signori e città, università e, diciamo, signori, era un contrasto che già c'è in pieno Medioevo, che è esploso tante volte, che è stato modificato. E poi questo contrasto ha superato nuovamente i termini di collaborazione. Però, alla fine, dicevo, alla fine del 300, questo sistema si consolida con, da un lato, ripeto, Barone, Aragona, eccetera, eccetera, dall'altro lato il popolo che cerca di affermare una propria dimensione, una propria esistenza, eccetera. Quindi nel gennaio del 1693, dicevamo, succede un fatto decisivo. Non è solo il fatto decisivo ovvio delle tragedie, evidente, questa storia delle grandi tragedie, ma Aula, la sua piccola grande storia a fare voi, ha avuto tante tragedie, non è che non solo questa, pensare per tenere una, non so, il bombardamento della seconda guerra mondiale, per tenere una, no? Con le vittime, con i morti della seconda guerra mondiale, per tenere una, no? Pensate a proposito di terremoti, che ce ne erano stati altri prima del governo del 1693, distruttivi. Ce n'è uno del quale siamo informati che nel dicembre del 1542 già ci informava Tommaso Fazzello, ci dava delle notizie, ma poi siamo informati perché abbiamo la documentazione che il barone, poi marchese, nel 1542 fa sui danni che il terremoto provoca nella città. Sappiamo che i danni ci furono ad Aula, a Noto e in altri comuni della zona. C'era Bermi il danno a Sortino, ma noi sappiamo dal Fazzello, appunto, che muore il figlio, il futuro erede, la moglie del barone, eccetera. C'erano state altre, pensate alla peste del 1348, 47-48, la famosa peste nera, che interessa tutta l'Europa. Appunto anche qua, terremoto del 1169 nella nostra zona, se fu un terremoto anche quello decisivo per tanti mesi. Quindi ritornando al nostro perché è oggetto della nostra conversazione, questo del 1193 ebbe due momenti fondamentali, uno il venerdì, uno la domenica. Noi non ci siamo molto informati su questo terremoto perché abbiamo trovato tanti anni fa una cronaca presso la famiglia Bianca. Io l'avevo avuto allora, quando mi ricordo padre Cartarella, l'avevo avuto
che lavoravamo tra le nostre carte già allora, poi è stata pubblicata dal professor Ciancio Bonanimo e poi di prezzo pubblicato dal comunicato della Prologo del Tempo con qualche disattenzione per la verità, che noi utilizziamo come base, diciamo, di questa nostra contestazione. Evidentemente, scusate da vecchio professore, se non andare il mio tono mi dovesse far venire il sonno o altre cose, potete tranquillamente stopparmi, intervenire, insomma. Questo fatto che tutti lo ascoltate non è che mi mette in crisi, però insomma, nel caso in cui dovesse venire il sonno, basta un segnale, un freno, insomma, no? Quindi, come dicevo, questo terremoto del 1909 ha due momenti fondamentali, uno è il terremoto, un altro, la domenica. Adesso, che i terremoti, ieri come oggi, siano, abbiano diversi momenti, non è una novità, lo vediamo purtroppo giornalmente. Il terremoto del venerdì determina soprattutto, stando alla fonte che io seguo, che abbiamo noi qua davanti, che è la cronaca pubblicata ampiamente, quindi conosciuta, lo prevedo di nuovo, del sacerdote dell'arte, o dell'arte, poi sistemata o pubblicata dal chierico, poi sacerdote, dal Monicotto nell'Ottocento, di cui sapevo che avevamo solo una versione, poi ho sentito che forse ce n'è più di una di queste versioni, di questo testo. Quindi, seguendo questo testo, che mi pare apprezzabile perché la fonte è diretta, di un signore il quale è presente al terremoto. Anche se, appunto perché è presente, ci sono gli aspetti positivi dell'essere presente al terremoto, ma anche gli aspetti negativi, perché è chiaro, uno che partecipa a un terremoto che lo riguarda direttamente, capite benissimo che è portato ad esagerare, a ridurre a seconda gli avvenimenti che ha davanti a sé. Però lo teniamo lo stesso molto presente, con alcune precisazioni. Le ragioni vengono fuori anche da altre cose, cioè dal fatto che questo avvenimento, ripeto, in questi ultimi decenni è stato ampiamente studiato. Pensate, nel 1993, per i 300 anni del terremoto di cui stiamo parlando, ci furono parecchi studi, magari non ad aula, anche se anche ad aula ricordo ci fu qualche iniziativa così, ma ci furono degli studi più importanti, organizzati dalla Università di Catania, ricordo, proprio sul terremoto, sui terremoti della Sicilia. Quindi oggi noi abbiamo molti più dati rispetto a prima, però sono sempre dati che vanno esaminati attentamente. E allora, primo, venerdì, il terremoto del venerdì riguarda soprattutto la parte alta della città, quella che noi sappiamo, che era la parte del quartiere di Susso, cosiddetto, no? Nel 1993 Aula ha, come ovvio, diversi quartieri, questo è chiaro. È un grosso centro per quei tempi. La popolazione che nel censimento ufficiale del 1682-83 era attorno a 6.000 abitanti, noi abbiamo due fonti essenziali di questo censimento. Una che è quella che generalmente seguiamo, che ci dà 6.200, mi pare, 50 voti, 50 abitanti, scusate, voti, cioè, anche se non sono candidati, non faccio più politica, purtroppo questa cosa mi ritorna sempre, insomma, no? Quindi 6.225 abitanti, secondo una fonte, secondo un'altra, 5.906, ma siamo attorno a 6.000 abitanti. Prima del terremoto, noi abbiamo dato il censimento, abbiamo dei dati, anche questi pubblicati, conosciuti, eccetera, eccetera, che si possono consultare nell'archivio della Chiesa Madre, sul cosiddetto stato d'anima, che il nuovo parroco del tempo, padre Terracino della Rosa, che viene da fuori da Napoleon, fa promuovere nella città. Evidentemente tutti i dati dei censimenti di allora, più di quelli di oggi, non sono attendibili al 100%, per ragione evidente. Perché i dati che si hanno non sono dati tirati fuori con sistemi scientifici precisi, moderni, eccetera, sono dati, però, cioè, hanno la loro validità, evidentemente, no? Dobbiamo sapere che fino alla fine del 400, fino al 500, noi non abbiamo dati ufficiali di censimento sulla popolazione siciliana, non solo su altro. Quindi fino
alla fine del 400, prima del 500, noi ci serviamo di tanti altri elementi che in parte potete capire, specialmente pensate all'elemento delle tasse, per esempio, no? Che ci consentono di fare delle grandi riflessioni sulle tasse dell'epoca angioina, sveva, angioina, aragonese, eccetera. No? Quindi, in sostanza, è possibile che alla Valle Antica c'erano più persone rispetto a quelle che sappiamo dalle fonti, ovvero 6.000, 5.000, 9, eccetera, eccetera. Quindi è molto più probabile che in questi conteggi, diciamo, si siano escluse delle categorie di persone che non venivano considerate perché erano di umile origine, schiavi, o venivano tutti registrati. Cioè non dobbiamo pensare, quando dico questo, non dobbiamo pensare che la funzione fosse necessariamente maggiore. Io dico come dato ovvio, cioè perché ce ne accorgiamo da molti elementi, se uno stesso dato pensate di un censimento, lo abbiamo in due versioni, è evidente che fare un censimento nel 1683 non è un'operazione, diciamo, tecnicamente facilissima, chiaro, no? Come i dati che abbiamo di quattro anni, di qualche anno prima del terremoto, questo era Dio, lo stato d'animo, stato d'anime della matrice, è chiaro, si tratta di dati che sono ancora meno validi di un censimento, perché sono operazioni che va a fare il nuovo parco, è un dato censuale, però sono sempre, non hanno il valore scientifico che noi moderni assegniamo, anche se noi stessi abbiamo visto col censimento di quest'anno, del 2011, poi alla fine abbiamo trovato una differenza fra la popolazione residente in Italia, 60 milioni all'otto, e poi pare che siano un po' di meno, perché forse gli immigrati, c'è tutto un problema di registrazione che è comprensibile. Allora, era la stessa cosa. Ma comunque, Avola, prima del terremoto, più o meno, conta fra i 5.000 e i 6.000 abitanti. Questo è il dato centrale. Noto è più grande, è più o meno il doppio, ma non dobbiamo però pensare che allora non c'era né Pachino né Rosolini, perché non esistevano come comuni del 1693. Perché Pachino e Rosolini nascono nel 700, che non esisteva Portopalo, quindi c'era, si era chiuso Avola Noto, e quindi non aveva tutto il grandissimo territorio, in parte c'è anche oggi, questo è un discorso che andrebbe fatto in altra sede, ma di grandissima importanza economica c'è. Quindi, Avola è un centro, ripeto, fra 5 e 6 mila abitanti, strutturato ovviamente in quartiere, appollaiato, come sapete, sul monte Aquilone, sul colle Aquilone, e poi la popolazione, tutta la città scendeva, come dicono con ponti, con immagini evidentemente retoriche, tipiche del tempo, a forma di sapente lato, cioè che c'è il Ponte Maria, insomma, no? Cioè sostanzialmente il paese, la città scendeva dall'alto verso il basso e si stendeva, rimanendo fuori molto probabilmente, con l'ufficio di Maria, è vero, la zona di Santa Maria dell'Itria, che io penso, secondo me, di aver individuato, secondo me, però in queste cose, come dicevo prima, abbiamo due dati fondamentali, lo ripeto perché qualcuno lo dimentica, non lo dimentichi, gli atti notarili e l'archeologia. Sì, non è che non possiamo utilizzare le fonti letterarie, le possiamo utilizzare, ma dobbiamo utilizzarle in maniera intelligente, non possiamo fare come un libro che io ho visto anni fa, di un autore, non dico che ovviamente la regione di educazione da un cristiano, che scriveva che durante l'epoca liviana, nell'epoca romana, c'era Avola. Io vado in verità, cioè, mi ha fatto enorme piacere, da pulizia partigiano come sono, campanialista, no? Che Avola quando ci fosse, ora ricordavo, ma io mi pare che lì l'ho letto qualche cosa.